Come io a casa ho una parete libera, la puoi riempire di tanti regali dal carrellante. Sì, la puoi riempire tutta la parete. Io onestamente sono molto contento di essere qui, però Nino, non trovi che faccio un po' freddo? Sì, chiudete le finestre per favore. Se uno avesse qualcosa da abbiamo iniziato con la sciarpa, quest'estate avrete già chiesto. Dunque, io mi devo fare un appello ai miei regini, che il signore qua è molto non lo ascoltate, molto simpatico, è molto così. C'ha un giaccone del cardinale che è bellissimo, con i gradi d'ammiraglio, che ci è stato promesso e non ci è stato dato. Non si fa così, non si fa. Ne sa qualcosa anche l'assessore. Perché l'ho promesso a tutti. Sì, ma finché lo promette all'assessore a me la mette. Perché la promessa a noi è provincia. E adesso non so poi. Gesù Bambino lo punirà. No, io voglio vedere cosa di più? Succede pomeriggio quando dalla tribuna lo diremo al pubblico. Quale sarà la reazione del pubblico? Ma voi dovete partire presto. Si è rotta la macchina. Questo è vero. Volevo ringraziare perché è la prima volta in 35 anni di carriera che intanto ce ne danno due, in genere ce ne danno uno cumulativo. A casa c'è lui a. A tutti i tuoi? No, io ho la cornice basta. No, perché anche quando la provincia di Milano ci ha dato il premio, ci ha dato un premio. Uno era un attestato e l'altro era il premio. Lui tutto il premio e l'altro l'attestato. Quindi grazie per aver messo i nostri nomi veri, che è una cosa che non fa mai nessuno. Quindi ci siete presi la briga di andare a vedere. Smettila di ringraziarlo, se no Giubino ce lo scordiamo. E pensate che siamo noi gli scemi. Cioè... Là. Voilà. Grazie. E ora una sorpresa. Sì. Una sorpresa. Ecco il giubbotto di Sanchi. Noi! Ed ecco anche un altro. Andrea, non ci sono i gradi. E anche il mio. C'è anche il nome scritto. Zuzzurro, vedi, sei benissimo. Si vede benissimo, Zuzzurro, no? Si vede benissimo. Zuzzurro. E c'è anche il portafoglio dentro. Appunto, magnifico, c'è anche il portafoglio. Poi dite che Viareggio non è accogliente. Anche il portafoglio, dite il mio. Mio lo lei. Questo è affare qua. No, ma per inclinarmi davanti e indietro. No, così va bene. Grazie, prima volta al carnevale? No, seconda. Siamo venuti tanti anni fa a fare uno spettacolo qua. Ma non era carnevale però? Sì, era carnevale. Uno spettacolo per carnevale? Sì, abbiamo fatto lì in piazza, come di fronte alle tribune. E invece oggi siete premiati? Sì, oggi siamo commendatori del carnevale di Viareggio. Siete un po' emozionati? Beh, insomma, sai, è una cosa che fa molto piacere, non credo che capiti a tutti il fatto di essere riconosciuti anche come maschere, perché in fondo ci hanno dato questo premio, penso anche per quella ragione. E cosa sapete voi del Carnevale di Viareggio? Sappiamo tante cose, anche perché ieri abbiamo fatto una full immersion alla Cittadella e abbiamo visto delle cose meravigliose che non sapevamo neanche esistessero. Ci siamo fatti spiegare, infatti abbiamo chiesto dei libri apposta per informarci meglio, perché ci sono delle cose magiche quasi. Poi per chi fa questo lavoro, vedere quelle cose lì è molto divertente. Oggi rimarrete? Sì, oggi rimaniamo fino a una certa ora, perché poi dobbiamo rientrare a Milano per lavoro, quindi saremo alla partenza dei carri, stiamo lì un po', poi dopo dobbiamo purtroppo sentarci. Grazie. Grazie. Ciao.